Parliamo di ASM, Mario, questa controversa situazione, adesso c'è l'esito del ricorso al CGA che sembra insomma essere il preludio a un nulla di fatto. Cosa succederà? L'ASM, dicevo qualcuno dei miei amici all'interno del Partito Democratico, è stata la grossa tragedia del DS prima, del PC prima, DS dopo e PD ultimo. Certo, il partito, secondo il mio modestissimo parere, ne esce con le ossa rotte dalla gestione ASM. Credo che continueranno a perpetrare in questo errore, dichiarandosi ancora disponibile ad amministrare questa azienda. Questa azienda che ha visto, come dire, immolare sull'altare di questa azienda è stato immolato il nostro, ritengo, uomo di punta, perlomeno così ci è venuto fuori il risultato delle elezioni, che era il professore Cappello. Il professore Cappello, assente 40 anni circa dalla politica taorminese, appena ripresentatosi, ha avuto un consenso di 100 voti. I dirigenti del mio partito, Lo possiamo ancora sì, chiamare così? sì, è il mio partito comunque, hanno fatto sì che il professore Cappello invece migrasse per altri lidi. Perpetrando l'errore, hanno continuato nel designare il buon Andrea Ranieri, coordinatore congelato scongelato, che andava a fare e riuniva le due cariche, trovando sempre la nostra netta opposizione, ovviamente. E ora io non lo so che posizione ha il partito. La vostra è una posizione critica, la tua, la vostra, intesa appunto come questo gruppo storico del DS, in termini proprio di incidenza del partito sulle opere pubbliche, sul ruolo amministrativo a Taormina? Assolutamente sì, quando chiediamo e quando ci esprimiamo per un cambiamento di passo, noi riteniamo che il rapporto del Partito Democratico, che peraltro è l'unico partito regolarmente costituito all'interno di questa coalizione di maggioranza, il Partito Democratico deve sicuramente farsi sentire all'interno dell'amministrazione comunale. Non può il partito restare ai margini, deve essere assolutamente incisivo, e ritengo che debba essere incisivo. L'incisività non può solo manifestarsi se parliamo di ASM o di quant'altro, ma deve manifestarsi in tutti i campi, dalla gestione economica del comune alla gestione delle opere pubbliche, alla programmazione delle opere pubbliche, alla bitumazione delle strade, oserei dire. Ecco, in queste ore si discute molto in città di questa controversa vicenda dell'ex pretura che sembra ormai destinata ad andare all'asta. Che idea ti sei fatto? Io mi sono fatto un'idea. Intanto mi chiedo il Partito Democratico che posizione ha o ha assunto o assumerà in questa triste vicenda. Se mai ha avuto un'idea di che cosa fare di questa ex pretura. Oggi, ma io credo che si debba correre subito ai ripari per cercare di salvare il salvabile, se ancora c'è qualcosa di A salvabile. tuo avviso il fallimento della pretura si può considerare di riflesso un po' il fallimento della classe politica locale? Ma guarda, io credo che una classe politica locale effettivamente non c'è. Se per classe politica intendiamo uomini che riescano a programmare il futuro. In conclusione, un telegramma all'avvocato Claudio Ambrogetti. Ma io le auguro di diventare il coordinatore del partito. E noi, mi risulta che lui abbia detto che ci sono degli amici che in questo momento sono in posizione critica. Indubbiamente l'amicizia non è assolutamente in discussione. E noi siamo in posizione assolutamente critica. Non riteniamo che ci possano essere oggi margini di coesione. Mi auguro che veramente riescano a fare tesoro di quello che hanno scritto nella loro mozione, forse prendendo spunto da quello che noi gli avevamo in anteprima fatto leggere, che erano i nostri intendimenti. Mi auguro che veramente riescano a cambiare il passo e questo glielo auguro di cuore all'amico Ambrogetti. E un telegramma al sindaco Mauro Passalacqua? Mauro, cerca di fare definitivamente per la prima volta
vestiti dei panni del sindaco, fai il sindaco per il bene di questa città. Io ti auguro di farlo, Mauro, in modo che tu possa essere ricordato come il sindaco di Taormina.